Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex Carson. Finalissima con l'Inghilterra che a sorpresa ha eliminato il Brasile e non nessuno se l'aspettava. Allora, qui ho in mente però è chiaro, Baresi lo portiamo sempre in panchina. Abbiamo anche Scirea, Bruno Conti, assolutamente sì, lo voglio. E addirittura lo metto qui, io addirittura lo metterei qui. Eh no, c'è Donadoni, attenzione. Ok, è l'unico a Gigi Riva. Beh, Meazza dentro al posto suo. Ah, Zola. Però io voglio Vieri in panca perché gli inglesi sono fisicamente sono fortissimi. Qui chi sacrifichiamo? Sandro Mazzola, esatto, per Zola. Scirea Baresi in panca. Però non ho neanche un terzino. Non ho neanche un terzino. Cioè, ho uno che possa fare da terzino. Molto strana la situazione perché o Bergomi o Gentile. Bergomi, che ha più velocità, è al posto di Baresi. Mi dispiace, Franco va in panca. Vediamo le nostre tattiche. Ok. No, il pressing lo facciamo sulle fasce perché secondo me loro tenderanno tanto ad allargare. Il contropiede lo affidiamo a Del Piero. Ok, via, partiamo. Finale con l'Inghilterra. Già non ci aspettavamo di essere in finale, quindi a sto punto perderla sarebbe un grande smacco, perché perderla adesso è all'Olimpico la giochiamo, ma stadio a metà e metà in questa Coppa del tra l'altro Coppa del Mondo itinerante. È un misto tra piace però tra l'altro il trofeo Konami, quindi ragazzi. Sì, lo stadio è a metà. Eh sì. Via, partiamo. Loro subito alzano il baricentro a farsi vedere che ci sono. Noi sbagliamo già dopo tre passaggi. Questi pressano,
è quello che ha tirato Edwards? Ma cioè, ha tirato un missile terra-aria. Non riusciamo a fare tre passaggi messi in mano. Poi tra l'altro hanno gli esterni d'attacco che rientrano. Aia. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, questo che Inghilterra. Cioè, ma sembrano dopati. Alziamo il baricentro anche noi, però cavoli, loro ci saltano fisica, ci saltano il primo pressing in maniera quasi quasi come uno scherzo, soprattutto corrono. Fisicamente non li so. Bobby Moore, porca miseria, Bobby Moore era un muro. No, mancarlo così il gol. Bella lì, bella lì. Se ci presentiamo in contropiede, loro ci soffrono. Non abbiamo mancato proprio. Zambrotta! 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 Che gol ha fu combinato! Mamma mia, madre di Dios! Infatti dicevo, ma cavolo, è possibile che non vada dentro? Cioè, non ho nessuno a respingere. Grazie Ashley Cole! Ma Zambrotta! Porca miseria, che pareggio abbiamo trovato! 1-1, bene così! Se la giochiamo uomo contro uomo, di fatto! Cioè, ma loro veramente a due tocchi e sono in area di rigore e noi dobbiamo giocare palla bassa. Robby Baggio un po' fuori dal gioco. Perché sta apertura quando poteva andare in porta?
sa che Baggio soffre un po'. Dai, però. Robby Baggio, mi dispiace vederlo così, sta soffrendo un po' la fisicità inglese, perché di fatto sono tutti Marcantoni. Guarda che roba! Mettila dentro, Alex, cazzo! 2-1, ma ce l'ha meritata, si è meritata questa prima azione. Loro presi alle spalle veramente. Infatti adesso, ragazzi, qui contropiede. Bobby Moore però. Azzat, hanno alzato tutti qui. Dobbiamo prenderli in contropiede. Porca miseria, ho almeno un fallo però. Aia. Aia. Grande Cannavaro. Siamo un po' pragmatici, via la palla. Via, palla in tribuna. Palla in tribuna. Attenzione, Chris Waddle al posto di Matthews. Qui bisogna fare un cambio. Maldini non ce la fa più e neanche. E adesso ho in mente che fare. Bergomi. Ci vuole Bergomi. E ci vuole anche Scirea. Mettiamo quattro difensori centrali. Ok. Prima blocchiamo il gioco e meglio è. Ehi, Robby, cazzo!
Io capisco che mamma mia, anche i difensori sono bravi qui. Avevo preso palla. No, gli ampi spazi, le praterie americane, però se non sfruttiamo. Sì, ma non addormentiamoci con la palla. Abbiamo fatto già due cambi. Rivera non ce la fa più. Valentino Mazzola. Neanche Donadoni ce la fa più. Abbiamo già fatto tre cambi. Ah, allora siamo proprio nella merda adesso, ragazzi. Qui bisogna solo resistere. Waddle di testa, palla alta. Dobbiamo resistere. Non me lo sarei mai aspettato di arrivare fino a qui, eh. Conquistiamo una punizione che è ottima. No! Cosa ci faceva Runedi? Attenzione! Mamma mia! Mamma mia! Che brutta palla che ho dato! Peccato, era bella. Loro hanno avuto un impatto iniziale pazzesco. E niente, la partita è andata come tutte le altre, cioè. Vai Bruno, tieni a lungo la bandierina. E ci becchiamo la punizione che vale il campionato del mondo, ragazzi. Finisce, finisce così. Prima Coppa del Mondo classica e gran vittoria soprattutto. Ragazzi, vediamo le celebrazioni. Lui si è messo due dita praticamente dentro la testa.
stata una bella avventura. È stata, se penso a tutti i ricordi delle partite, soprattutto quella col Camerun e quella con l'Ungheria, sono state veramente, è stata veramente una bella avventura. Peccato che alcuni non hanno giocato mai. E questo è quanto, ragazzi, grazie di avermi seguito. Andiamo a vedere com'è finita la terzo e quarto posto. La Spagna sul Brasile. Che strano. Ragazzi, grazie di avermi seguito per questo campionato del mondo. È in arrivo la Coppa. Faremo il campionato europeo classico. Ciao a tutti.